in ballo c'è ovviamente la possibilità di rendere intelligenze artificiali talmente intelligenti da svolgere compiti sempre più complessi, e per farlo si imita la mente, perché la mente, la nostra mente, è ovviamente un modello che appunto si tenta di replicare. Non siamo, siamo ancora molto distanti, poi ce lo racconteranno loro, dalla vera riproducibilità, ma il fatto che sia diventata possibile è una novità molto grossa. I nostri strumenti per misurare la coscienza sono inadeguati, mi spiego meglio. Nel momento in cui un software o un computer riuscirà a replicare molti aspetti del comportamento umano, quindi da un punto di vista funzionale, in termini di input-output, stimolo e risposta, diventa difficile da distinguere da un altro umano, abbiamo un problema, perché noi misuriamo normalmente la coscienza sulla base di input-output, cioè consideriamo il cervello una scatola nera, perché non sappiamo quali sono i meccanismi della coscienza, e per decidere se un altro essere cosciente, incluso un fratello umano che arriva in pronto soccorso o che si risveglia e apre gli occhi in terapia intensiva, applichiamo una specie di test di Turing per cui vediamo se bene o male risponde agli stimoli come risponderebbe un umano cosciente. E questo è molto limitato, è un metodo che ha dei limiti evidenti, perché sappiamo che la coscienza può essere generata dentro, quando il soggetto sogna, sappiamo che non ha bisogno di input e output per essere presenti, e ci troveremo a un certo punto confusi tra, perché se io paragono già oggi Watson, che è computer IBM che ha vinto Jeopardy, quindi il rischiatutto americano, e non erano domande facili, erano domande complesse, e un paziente con una grave lesione cerebrale, che magari è non responsivo o minimamente responsivo, ma cosciente, non è responsivo perché non riesce a capire quello che gli chiedo, non riesce a produrre o articolare le risposte corrette, Watson vince. In una scala del coma, Watson vince a mani basse. Watson ha 25, il paziente ha 3. Questo, che è un po' un caso estremo, pone un problema per il futuro. Un problema anche, secondo me, non solo che è culturale, è clinico, e anche, forse se vogliamo, pedagogico, perché già i miei bambini che hanno 6 e 8 anni, di fronte, quando paragonano Siri di iPhone, che risponde alle loro domande, no? E si divertono molto a fare domande, e la loro cuginetta di 6 mesi, li vedo che sono confusi. E questo ha a che fare col fatto che l'intelligenza artificiale, prima di tutto, prima ancora di lanciarci nel discorso potranno i computer essere coscienti o meno, si sta avvicinando a replicare produzioni verbali, risposte, comportamenti che consideravamo tipicamente umani. Siccome misuriamo la coscienza dal comportamento, in mancanza di meglio, non perché sia la misura giusta, ci troveremo, secondo me, confusi a molti livelli.